Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi, questo piccolo pensiero domenicale, videomacchina, come suolo dire. Allora, questa mattina ho nel cuore di portare un pensiero che praticamente è molto importante. Io mi rendo conto che qui si concretizza un certo paradosso, perché da una parte è molto importante, dall'altra parte è veramente scontato. Però io ho riscontrato in questi anni che mi trovo a portare insegnamento biblico sulla piattaforma di YouTube, 12 anni adesso faccio, che praticamente non è tanto scontato, anche se alcune cose sono veramente, parlarne sembra quasi un insulto alla razza, e invece no, proprio qui, si concretizza l'errore da parte di molti. Ma questo non da adesso, praticamente da sempre. Allora, vogliamo parlare delle sacre scritture. Allora, che cos'è la Bibbia? Ok, che cos'è la Bibbia e perché esistono le traduzioni, revisioni della Bibbia e che cosa sono le traduzioni della Bibbia? Sembra scontata quest'ultima domanda, vero? Eppure non poche persone qui hanno intoppato. Allora, partiamo dalla parola di Dio, la Bibbia. Che cos'è la Bibbia? Sicuramente tutti noi abbiamo sempre sentito e continueremo a sentire, è un po' la storia infinita, ok? No, qual è la Bibbia vera? Quella cattolica, quella dei protestanti, quella degli batte la pesca e così via discorrendo. Ok, la domanda è veramente, come dire, una domanda che chi la fa denota una ignoranza abissale. Ok, mi raccomando, il termine ignoranza lo utilizzo con il massimo rispetto, quindi non vuole essere un insulto. No, 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 no. Semplicemente stiamo dicendo che la persona che fa la domanda è un incompetente in questa materia. Ok, e quindi tutti siamo incompetenti in un milione di materie. Io sono ignorante in mille cose perché non comprendo, non conosco e quindi faccio domande da incompetente e quindi da ignorante, in questo senso qua. Poi se qualcuno utilizza il termine ignorante per insultare, questo è un altro paio di maniche, noi condanniamo questo, non lo giustifichiamo e sottolineiamo ulteriormente, valga la ridondanza, che noi lo stiamo utilizzando da un punto di vista accademico. Ok, quindi la persona che chiede, domanda qual è la Bibbia migliore, quella cattolica, quella protestante, eccetera, eccetera, è una persona che ignora, è una persona che non sa neanche dove sta la strada di casa. Allora, che cosa sono? Allora, che cos'è la Bibbia? La Bibbia, che cos'è la Bibbia? La Bibbia è un compendio di libri. Infatti, dal termine Biblos, che significa libri al plurale, ok. È un compendio di libri che sono stati canonizzati, adesso non entriamo nello specifico, sono stati canonizzati negli anni. E ci sono voluti molti anni, molti centinaia di anni per la canonizzazione della Bibbia, più di 1000 anni ci sono voluti. Ok, e oggi sappiamo perfettamente che praticamente la Bibbia è composta da 66 libri canonici che vanno dalla Genesi all'Apocalisse, per tutti. I libri canonici sono 66. Allora, che cosa succede? Che questi libri sono stati scritti in un determinato linguaggio. Ok, il linguaggio
col quale è stato scritto ogni libro, per la prima volta, sarà quello il linguaggio originale. Punto. Da qui non se ne esce. Questo non vale solo per la Bibbia, ma vale per qualsiasi libro al mondo. Se tu sei un italiano, fai uno scritto nuovo e lo fai nella tua lingua, la lingua originale di quello scritto sarà l'italiano e quindi tutto quello che verrà dopo non sarà l'originale. Quindi sei un francese, sei un arabo, sei un cinese, farà la traduzione dal testo primo, dal testo madre o dal testo padre, usate il termine che più vi aggrada, ok? Quella sarà una traduzione, ok? E così vale per la Bibbia, per i libri, per i 66 libri. Quindi noi abbiamo, diciamo, le due grandi colonne della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. L'Antico Testamento è stato scritto per un 98% in ebraico antico, ok, e il Nuovo Testamento in greco, punto, da qui non se ne esce. Poi una piccola parte dell'ebraico antico è stato scritto in greco per quanto riguarda il libro di Daniele e una parte in aramaico, ok, che è, diciamo, l'evoluzione dell'ebraico antico, ok, per quanto riguarda il libro di Daniele, e pochi versi a destra e a sinistra sempre in aramaico, alle volte anche una sola parola. Ok, ma il 98% o il 99% dell'Antico Testamento è stato scritto in ebraico. Ok? Benissimo, da qui non se ne esce. Quindi, questo è matematico. Quindi, chiunque dica il contrario o mente o è incompetente. Se mente, stesse zitto. Se è incompetente, stesse zitto. Basta, molto semplice. Quindi, tutto quello che verrà dopo, le leggende metropolitane, perché le persone sono ignoranti, perché mentono, eccetera, 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 che vi vogliono presentare linguaggi differenti al linguaggio originale, facendo passare quella traduzione per il testo originale, ok, semplicemente sono degli irrazionali, analfabeti, bugiardi, incompetenti, ignoranti, e vogliate chiamarli come meglio crediate. Ok, per esempio, è molto comune gente che vuol far passare la Septuaginta per il testo originale con la pseudo scusa che a scriverla sono stati gli ebrei. No, tesoro mio. No. Qualsiasi accademico, qualsiasi professore, ma qualsiasi persona che conosce l'ABC, ma non solo di questa tematica, ma della vita, sa perfettamente, conosce perfettamente le regole appena descritte e ti si metterà a ridere in faccia. Benissimo, molto semplice. La Septuaginta è una traduzione che gli ebrei, che l'hanno fatta gli ebrei, ma il fatto stesso che l'abbiano fatta gli ebrei non significa che è il testo originale. Il testo originale è l'ebraico. Gli ebrei hanno preso l'ebraico e l'hanno tradotto. E non è stata l'unica traduzione che hanno fatte. Troppe ne hanno fatte, perché a livello locale gli ebrei hanno sempre tradotto. Infatti, già nei primi secoli avanti Cristo, nel 180, nel 200, nel 150 avanti Cristo, già giravano altre traduzioni dentro le sinagoghe in aramaico. Ripeto, la Bibbia non è stata scritta in aramaico, se non che una piccola parte, l'1%, la Bibbia è stata scritta in ebraico. Ok, quindi loro nel 150-200 dopo avanti Cristo inizieranno altre traduzioni, ok, che circoleranno dentro le sinagoghe in aramaico e utilizzeranno anche la Settuaginta, perché poi appunto c'era la diaspora soprattutto in Alessandria e così via discorrendo. Dobbiamo capire anche la storia della Settuaginta. Oggi noi chi non conosce, prende la Settuaginta e dice: ecco, questa è la Settuaginta del 370 avanti Cristo. No, quella è andata ormai persa,
Assolutamente, anche perché quello che fu tradotto in primis per quanto riguarda la Settuaginta è la Torah. È la Torah. Quindi quando viene il Signore Gesù non c'era la Settuaginta come la conosciamo oggi con tutti i libri deuterocanonici che appunto i cattolici vogliono dire, vedi, i libri deuterocanonici si trovano nella Settuaginta, ma questo è falso perché uno non era stata tradotta tutta, era stata tradotta solo la Torah e inoltre non c'era il compendio di Biblos come ce l'abbiamo oggi, ma c'erano i rotoli. E quindi c'era il rotolo del Bereshit della Genesi, c'era il rotolo dell'Esodo dello Shemot, c'era il rotolo del Devarim, del Deuteronomio e così via discorrendo. Inoltre circolavano una marea di scritti, ma questa è un'altra storia e non vi voglio creare confusione. Quindi quando noi parliamo di testi originali e di Bibbia parliamo, okay, di 66 libri canonici. Infatti, lo stesso Girolamo nel 350 d.C., quando scrisse la Vulgata Latina, una delle peggiori traduzioni al mondo, per chi non lo sapesse, a detta degli eruditi, non lo dico io che di latino non ci capisco niente, però dicono i grandi eruditi che la Vulgata Latina è una delle peggiori traduzioni al mondo mai fatta. Certo, non cattiva quanto quella dei Testimoni di Genova, che quella più che una cattiva traduzione è una vera e propria falsificazione, che è un'altra cosa. Benissimo. Allora, Girolamo, quando scrisse la Vulgata, inserì su richiesta, credo del grande vescovo, e i libri deuterocanonici, e lui si vide forzato a farlo. Lui stesso scrisse: guardate che io li inserisco questi libri, ma sappiate che non sono ispirati. Lo disse lo stesso Girolamo. Ah, appunto, questa è storia che poi tu sei ignorante o che tu voglia mentire. Beh, ognuno con la sua sapienza, se tu vuoi fondare la tua conoscenza, la tua sapienza sull'aria, ma beh, accomodati, ma ci mancherebbe, io le cose te le dico poi, dopo, voglio dire, fate voi. Qui c'è gente che vendeva patate al mercato e si mette a fare il professore, lasciamo perdere, ognuno il suo. Allora, no che chi vende patate al mercato non possa insegnare, ma prima studia e poi sii sincero e veritiero. Ok. Se studi e dici la verità, sì, lo puoi fare. Ecco, ma quello che dici deve essere avallato dal mondo scientifico. Ok? Quando io mi metto a parlare di ebraico e di greco, io quello che dico viene rispaldato dai libri di grammatica e dai professori e dalla stessa Bibbia che traduce esattamente come io parlo. Non è che io dico una cosa in ebraico e poi le traduzioni dicono un'altra cosa. No, guarda caso, combacia tutto. Ok, quindi tutto questo è molto importante. Quindi, tornando alla domanda principale, qual è migliore, la Bibbia cattolica o la Bibbia protestante? È una domanda ignorante. Perché? Perché la Bibbia non è né cattolica né protestante, ma la Bibbia è un compendio di libri, di 66 libri canonici, che vanno dalla Genesi all'Apocalisse, e che sono stati scritti nella lingua originale. Quella è la Bibbia. Il resto sono traduzioni che ce ne sono oltre 5.000. Quindi i cattolici fanno la propria traduzione e ce n'hanno molte. I protestanti fanno le loro traduzioni e ce n'hanno molte. Gli evangelici a livello anche locale fanno le loro, facciamo le nostre traduzioni e ce ne sono molte. Il rabbinato, il mondo ebraico fa le proprie traduzioni e ce ne sono molte in ogni nazione. Infatti, tu vai in www.torah.it, troverai le diverse traduzioni fatte direttamente dagli ebrei.
dal testo originale nella lingua italiana e così via, discorrendo. Ok, queste sono le traduzioni. Quindi, poi entreremo qual è la traduzione migliore, ok? Questa è un po' una leggenda metropolitana, in parte sì, in parte no, e perché ci sono molte traduzioni e ci devono essere molte traduzioni e soprattutto che cos'è una traduzione. Perché adesso qui entriamo in un'altra leggenda metropolitana. Allora, negli anni io ho sentito, ma che gira sta storia, sono 100 anni, se non di più. Negli anni ho sentito sempre dire, e lo dico con il massimo rispetto, dai nostri avi, eccetera, eccetera, che per esempio, no, aspetta, scusate, io è tutto improvvisato quello che ho in testa, cioè mi sono fatto lo schema in testa, ma lo devo esternare. Allora, no, andiamo per ordine, se no vi confondo. Allora, che cos'è una traduzione? Allora, una traduzione è un lavoro tecnico. È un lavoro tecnico, cioè non è un lavoro, per esempio, che cos'è una esegesi? Allora, anche l'esegesi dovrebbe teoricamente essere un lavoro tecnico e dovrebbe essere un lavoro matematico, perché c'è un contesto e anche lì 2 più 2 dovrebbe fare 4 e non 5. Però, si presta l'esegesi biblica in maniera impropria, però si presta a filosofeggiare quando non si dovrebbe fare, però si presta e quindi quando vai a fare 2 più 2 in teoria potrebbe fare 5. Purtroppo non dovrebbe essere così, ma questo accade. Mentre invece nella traduzione, no, 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 la traduzione è un lavoro tecnico, cioè 2 più 2 fa 4 e da qui non se ne esce, non può fare 5. Se fa 5, la traduzione è sbagliata. Ok, perché dici questo, Alessio, e dove vuoi arrivare? Te lo spiego subito. Ogni parola nel linguaggio originale ebraico e greco ha determinati significati, che non è mai uno. Quindi, una parola. Per esempio, la parola Elohim, che è un plurale e 2 più 2 fa 4, da qui non se ne esce. Elohim ha quanti significati? 7, 8? Quindi ha più significati, quindi significa di, sempre plurale, che poi si traduce al singolare perché la traduzione è sbagliata, vabbè, questa è un altro paio di maniche. Comunque, Elohim significa di? Sì. Significa intende il vero Dio? Sì. Significa giudici? Sì. Significa esseri potenti? Sì. E così via discorrendo. Ok? Quindi ogni parola ha il suo. Io sto facendo il video, c'è la strada lunga 1 chilometro, tutta deserta. L'unico punto dove si mettono a giocare a calcetto, per dire, non stanno giocando a calcetto, è davanti la mia macchina che sto facendo il video. E vabbè, pazienza. Il nemico fa guerra ai vivi. È normale, e vabbè, se sentite chiasso, pazienza. Ok, no, dico sempre io, la strada è 1 chilometro, è deserta, l'unico punto dove si mettono a fare chiasso da morire è davanti alla mia macchina. Questa cosa mi fa riflettere come per chi ci vuole credere, il nemico veramente non vuole la predicazione dell'Evangelo. E questo ha a che fare con l'Evangelo perché stiamo parlando della Sacra Bibbia. Scusate, diciamo, ho esternato un pensiero, tanto stiamo in famiglia. E eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, quando tu traduci un termine, ok, il termine è quello, non può, è un lavoro tecnico, non è che tu stai facendo un lavoro di esegesi o di ermeneutica che vuoi esegesi, scusate, che puoi far dire al testo un'altra cosa. No, 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 una traduzione è una traduzione. Punto. E chiunque può farla, a prescindere l'ambiente
in cui fa parte, purché abbia le competenze. Ok, perché dico questo? Perché, per esempio, nel tempo si sono sollevati, e ancora oggi si stanno sollevando, personaggi molto ambigui, alcuni, altri dei cari fratelli, ma che ahimè peccano di ignoranza nel senso buono del termine, perché sono nostri fratelli, dove questi dicono, per esempio, non leggete la Bibbia Luzzi. Perché? Dico io. No, perché? E ti portano due situazioni. La prima situazione è prendono la Vecchia Diodati, che non è il testo originale, è una traduzione, e cominciano a tradurre dalla traduzione. Cominciano a esaminare la traduzione fatta da Luzzi dalla traduzione fatta dagli Iodati. Non si può fare. Tu non puoi, un cieco non può guidare un altro cieco. Tu non puoi tradurre fare, concretizzare una traduzione da un'altra traduzione. Tu devi usare il linguaggio originale, non puoi andare da una primo grande errore, non lo puoi fare. Punto numero uno. Punto numero due, dicono no, poi non devi leggere la Bibbia del Luzzi perché il Luzzi ha fatto parte di mondi bui e oscuri. Ok. C'è un problema in questo. C'è un problema in questo, e che una traduzione è un lavoro tecnico. Quindi non è che una traduzione viene fatta in maniera, come dire, personale. Quindi il fatto che tu faccia parte di un mondo oscuro, questo non c'entra niente con il lavoro che tu fai. Perché se fosse così tu non dovresti fare niente, perché tutte le persone che stanno a capo delle grandi corporation, organizzazioni, sia a livello medico, sia a livello scientifico, sia a livello ingegneristico, sia a livello intellettuale, universitario, tutte queste persone fanno parte di questi mondi bui oscuri, cominciando non solo dalla massoneria, ma di mille altre sette. Quindi tu praticamente dovresti prendere tutte le revisioni fatte dai cattolici, tutte, perché, amico mio, l'Olimpo del mondo, della massoneria, dell'occultismo, del satanismo è proprio il cattolicesimo. Questo è un dato di fatto. Inoltre dovresti scartare tutto, quindi. Questo non significa che sia fatta male, anzi, ti dirò di più, una delle migliori revisioni che abbiamo in Italia, oltre la Vecchia Diodati, è proprio la Luzzi. Ed è una Bibbia eccezionale. Ora tu mi andrai a cercare l'errore. Ma perché vai a cercare l'errore? Perché non sai che cos'è una traduzione, come il famoso detto internazionale che nasce qui in Italia, credo. Traduttore uguale traditore, cioè quando tu traduci qualunque cosa, da una lingua all'altra, vuoi o non vuoi, ci sarà una percentuale, una certa percentuale di perdita di quello che realmente vuole dire. Quindi tutte le traduzioni presentano dei limiti, tutte, per quanto possano essere fatte bene. Quindi che tu mi vai a trovare l'errore nella Luzzi, ma io ti prendo la Diodati e te ne trovo 100. Perché lo stesso passo che si trova in Apocalisse capitolo 1, quando dice io fui rapito nel giorno di domenica, chiunque legge nel giorno di domenica si butta per terra, comincia a piangere e comincia a ride. Perché kurios in greco, tradurlo con domenica, è come tradurre macchina con torta, due cose completamente diverse. Curios significa signore, mai domenica. Quindi altro che errore. Quindi tutte hanno dei limiti perché sono traduzioni.
limiti passati e bypassati dal sistema ridondanza. Infatti la Bibbia presenta il sistema ridondanza che, ripetendo, 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 alla fine, anche là dove un passo non è stato ben tradotto, comunque alla luce del contesto, ok, il significato del passo si va a, come dire, trova luce. Ok, benissimo, e questo è molto importante. Quindi scartare una revisione in nome di questo è completamente sbagliato. Una revisione o una traduzione si scarta quando ci sono prove, che è stata manomessa, cioè più che una traduzione si tratta di una falsificazione, come per esempio la pseudo traduzione dei Testimoni di Genova, ok? Che detta di tutti i grandi esperti di greco, ebraico e quant'altro, professori, hanno mostrato nero su bianco come questa veramente è una falsificazione, falsa. Ok, ma il fatto che Luzzi ha fatto parte il professor Luzzi ha fatto parte di mondi bui e oscuri non significa che il lavoro che lui ha fatto sia stato cattivo. No, è stato eccezionale. Anche perché un professore, quando fa un lavoro in maniera accademica, ci mette la faccia, il nome, il cognome, non si gioca la reputazione. Lui traduce bene, poi come vivrà, come applica quello che c'è scritto, ecco, questo è un altro paio di maniche, ma qui non stiamo facendo processo alla persona, stiamo facendo processo al lavoro che ha svolto la persona. Quindi sono cose completamente diverse, quindi noi dobbiamo comprendere che cos'è il testo originale, che cos'è la Bibbia, che cos'è una traduzione e che la traduzione si giudica alla luce del linguaggio originale e non alla luce della persona, se la persona era una persona brava o una persona cattiva. La persona che ha fatto la traduzione, paradossalmente, può essere pure stato un criminale incarcerato e aver fatto la traduzione dentro un carcere, ma se la traduzione è fatta bene, non è che questa cessa di essere buona perché chi l'ha fatta era un carcerato. Scusate, l'esempio estremo, ma è per farvi capire. È un lavoro accademico di tipo tecnico, non è un lavoro che può essere di tipo esegetico, che anche questo dovrebbe essere tecnico, però magari no, tu no, in nome dell'interpretazione okay, dai un significato piuttosto che un altro. No, nella traduzione 2 più 2 fa 4 e se fa 5 è sbagliata e sei da bocciare. Quindi tutti quei cari fratelli che nel passato io stesso queste cose le ho vissute, hanno detto no, alla luce della Diodati la Luzzi non è buona perché il Diodati dice dottrina e la Luzzi dice da che cosa dice, come traduce, me lo so scordato, non me lo ricordo. Didascalia, didache, insegnamento, dottrina e insegnamento sono la stessa cosa. Ora, perché sono importanti, altra leggenda metropolitana, le traduzioni? Per esempio, nel passato si diceva sempre, io non capisco perché stanno uscendo tutte queste revisioni o traduzioni, ne basta una. Ma abbiamo la Diodati, basta questa, non ce ne devono essere tante. Questo si dice, si diceva e forse si dice ancora in alcuni ambienti più ortodossi, evangelici, per ignoranza. Perché se la traduzione è fatta bene, più traduzioni ci sono e più ci guadagna sia la parola di Dio in se stessa che l'esegesi biblica. Perché? Molto semplice. Perché quando tu fai una traduzione devi fare una scelta. Per esempio, ogni parola, come abbiamo già visto, ha più significati. Benissimo. Quindi, alcune volte una parola ha significati completamente opposti. E quindi alla luce del contesto tu devi inserire
un significato piuttosto che un altro. Per esempio, c'è il famoso passo che io già ho portato come esempio, quando a Mosè gli viene detto togliti i calzari, perché il luogo dove tu stai è il luogo sacro, quella parola calzare nell'originale ha più significati, tra cui, che ne so, ma non mi ricordo che altro significato c'ha, tipo tenda, no? Ipotizziamo, non è che lì tu puoi dire, allora siccome l'originale significa tenda, mo io dico, traduco con togliti la tenda dai piedi perché il luogo dove tu stai è sacro, cioè non si può fare 2 più 2 fa 4, ok? Quindi togliti i calzari, ah, ok, e quindi si traduce così, quindi una parola ha più significati. Però in questo caso non si può fare, ma in altri casi invece si può fare, si può optare per una parola piuttosto che un'altra. E che cosa succede? Se tu fai una traduzione, non è che ogni parola ci puoi mettere 10 parole per quella parola per far capire tutto il suo significato ampio. Non lo puoi fare. Devi sceglierne una e quindi devi scegliere a compromesso, cioè quale prendo, questa o quest'altra? Ecco qui che il diodati di turno scende a compromessi e dirà vabbè, uso questa. Quando verrà il Luzzi, se è intelligente, può dire il diodati ha messo questa parola qua, io ci voglio mettere quest'altra in maniera tale che il lettore le prende tutte e due, vede tutte e due come traducono, e si fa una idea maggiore di quello che vuole dire il testo originale. Eh sì, caro mio, perché se tu hai la conoscenza del linguaggio originale, vai direttamente dal linguaggio originale, in automatico non ragioni più come ragioniamo noi che vediamo una parola e quello è. No, tu ogni parola ti fai il tuo schema in testa, i tuoi 10 significati. E capisci in maniera ampia tutto quanto il discorso, ragion per cui ti basta e avanza. Ma chi non ha la conoscenza del linguaggio originale, invece, bypassa questo problema comprando, acquistando, prendendo più versioni possibili immaginabili, in più lingue possibili immaginabili, in maniera tale che un traduttore tradurrà in una maniera, un altro tradurrà in un'altra maniera e ti puoi fare il quadro di quello che realmente vuole dire quel passo alla luce del linguaggio originale, senza che la traduzione venga modificata, nel senso che la traduzione sarà sempre quella, però per esempio, quando tu leggi, io adesso vorrei fare un video sul termine ot, che significa segno, da dove viene il termine moed, segni, e quando la parola di Dio parla di segni e di ot, di moed, moedim, segni e quant'altro, e si riferisce ai luminari, alle stagioni, alle feste, sta per appuntamento. E questo ha a che vedere con il ritorno di Cristo e il rapimento della Chiesa. Ok? Però questo te ne accorgi con il linguaggio originale. Quindi quando tu prendi più versioni, ci sono delle parole chiave che vengono tradotte in più maniere e questo ti va a far comprendere meglio quello che il linguaggio originale sta dicendo dal momento in cui tu non lo conosci. Ecco qual è il senso di avere molte revisioni, molte versioni. E questo, ecco perché è importante. Ecco perché è importante che le revisioni siano certificate. Quindi una revisione, come si fa? Si fa sempre con un team a cui capo viene posto un professore. E quindi c'è un team di esperti che hanno studiato nelle università, hanno la specialistica e poi dopo hanno fatto 10 anni di gavetta e quindi è gente che ha alle spalle 20 anni di esperienza.
eccetera, eccetera, eccetera. Allora, e per fare questo ci vogliono anni, 10 anni forse non bastano. Ok, quindi ecco come si fa. Quindi qualsiasi persona che esce fuori e che con 2 anni ti fa una traduzione semplicemente da scartare, anche perché poi, oltretutto, oltre a questo, noi sappiamo che ogni tot tempo ci sono nuove scoperte. Per esempio, per il Nuovo Testamento sono stati rinvenuti ad oggi oltre 5.000 manoscritti, papiri, chiamali come vuoi, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre 5.000. Quindi quando si fa la traduzione bisogna attingere a tutti i codici, a tutti i grandi codici, quindi cominciando da quello più antico, il Sinaiticus, bisogna attingere al Qumran e bisogna attingere a tutti questi manoscritti. Ecco che qui il Nestle Aland, almeno siamo arrivati alla 28ª edizione, ma non so se sarà uscita pure la 29ª, non lo so, però io ho per esempio la 27ª e così via discorrendo. Quindi fare una traduzione attenzione, è molto complicato. Infatti mi viene un attimino da pensare che si è concretizzato all'estero un qualche cosa dove un team di, tra virgolette, esperti ha cominciato a fare un lavoro di traduzioni dicendo il falso. Per esempio, hanno utilizzato dei grandi nomi, hanno fatto credere alla gente che questi grandi nomi avevano interagito con loro. E hanno cominciato a dire una marea di aberrazioni, facendo leva sul fatto che la verità della Bibbia veterotestamentaria, della parte veterotestamentaria della Bibbia, si troverebbe nella Septuaginta. E che questa va ricostruita. Al che altri accademici, è proprio vero che tutto viene alla luce, hanno mostrato nero su bianco con documenti, foto, interviste e quant'altro, come questi personaggi che loro pretendevano che avallassero il proprio lavoro, hanno detto l'esatto opposto e che non avevano mai interagito con questi, ma semplicemente si erano visti in una conferenza un paio d'ore. E infatti, come dico sempre io, fate molta attenzione alla logica, alla ratio. Allora, noi dobbiamo capire una cosa, se siamo cristiani. Allora, chi ha scritto la Bibbia? Se siamo cristiani, noi sappiamo perfettamente che la Bibbia non l'ha scritta un uomo, l'ha scritta lo Spirito Santo. Che poi sia usato degli uomini, questo è un altro paio di maniche. Ma l'ha scritta lo Spirito Santo. Allora, se l'ha scritta lo Spirito Santo, e noi diciamo amen, il linguaggio che è stato scelto non l'ha scelto l'uomo, lo ha scelto lo Spirito Santo. Quindi, se lo Spirito Santo ha scelto l'ebraico antico, non dire il falso dicendo che il testo originale è la Septuaginta e il greco. Non andare contro lo Spirito Santo. Idem. Se lo Spirito Santo ha scelto il greco per il Nuovo Testamento, non dire che una revisione fatta dagli ebrei in ebraico è il testo originale o che addirittura è superiore al greco. Non lo dire perché stai bestemmiando. Perché ci sono ebrei messianici che giustamente, così come il Nuovo Testamento viene tradotto in italiano, perché la gente comune non legge il greco, quindi viene tradotta in italiano, è giusto, è buono. Allo stesso modo per gli ebrei, il Nuovo Testamento, gli ebrei messianici non conoscono il greco e quindi la traducono nella loro lingua ebraico. Va benissimo, perfetto, eccezionale, forse. Addirittura diremo è migliore una traduzione fatta in ebraico, che rappresenta almeno il pensiero ebreo, che una fatta in italiano. Su questo non ci sono dubbi.
ma che poi tu, in nome del fatto che tu sei ebreo, sei rabbino e quant'altro, è convertito a Cristo, dici che il testo originale è il Nuovo Testamento tradotto in ebraico, questa è una bestemmia, perché lo Spirito Santo ha fatto scrivere il testo originale in greco. Qualcuno dirà, ma Matteo era stato scritto in ebraico. Sì, ma è andato perso, non è mai stato trovato e noi crediamo che Dio c'entra in questo e che le cose non avvengono tanto per. Quindi io vi ho voluto portare questo ragionamento. Io in verità avrei moltissime altre cose da dire, ma proprio tante, tante, tante. Però che succede? Che so 40 minuti che sto a parlare e io non lo vorrei fare troppo lungo. Quindi penso che quanto detto è più che sufficiente. Niente, io di tutte queste cose ne ho parlato negli anni. Tutto questo non è che lo sto dicendo adesso. Chi segue il canale sa perfettamente, però questa volta l'ho voluto fare come video dedicato, in maniera tale da ricordare alle persone di essere razionali, di essere logici e di non dare retta soprattutto a chi vendeva le patate al mercato e poi si mette a fare professore. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Dio ti benedica, grazie per averci seguito. Se il Signore vorrà, ci vediamo al prossimo videoprogramma. Shalom, Baruch Atah Adonai, viva Cristo!